telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, benvenuti, buona serata a tutti. Siamo all'hotel Baia Flaminia di Pesaro. C'è un importante appuntamento in quanto oggi è il 22 di marzo e, come vedete alle mie spalle, col cartello alla mia sinistra, ci sarà l'assemblea elettiva del nuovo presidente provinciale della CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori. È un appuntamento importante perché al di là dell'aspetto politico locale, abbiamo approfittato e approfitteremo sicuramente della presenza del presidente nazionale che ci porterà notizie a livello nazionale, ma è un momento nel quale l'agricoltura deve davvero rimboccarsi le maniche, perché con quello che sta accadendo nel mondo le Marche hanno da una parte sicuramente dei problemi ad affrontare tutto ciò che sta accadendo, questa situazione nuova, ma c'è anche un'opportunità da cogliere in quanto sicuramente il territorio marchigiano ha delle grandissime possibilità da questo punto di vista. Presidente provinciale di CIA Pesaro Urbino, Sabina Pesci, neoeletta. Leggiamo una grande emozione nei suoi occhi. Sì. Innanzitutto ringrazio tutti quanti mi hanno sostenuto. Cosa ci sarà nel futuro? Ancora non lo sapremo, anche perché le condizioni non è che sono tra le migliori in questo momento, però vogliamo essere positivi. Cioè, noi come agricoltori abbiamo un ruolo fondamentale in questa ripresa, ma soprattutto siamo chiamati a dare delle risposte ai cittadini, sia per quanto riguarda il cibo sano e sia per quanto riguarda l'ambiente. Comunque sia, siamo custodi dell'ambiente e sono gli agricoltori che mantengono il territorio, questa zona comune, questo bene comune che è il territorio. Sono gli agricoltori che lo sostengono e lo mantengono, quindi quello che noi chiediamo alle istituzioni, un impegno maggiore per far sì che questo sia sempre più bello, sia un punto di riferimento dal punto di vista turistico per tutta la regione, ed inoltre un impegno ancora diciamo più importante per le zone interne, perché sono zone bellissime dal punto di vista turistico, ma hanno bisogno di tanto e gli agricoltori vanno sostenuti. Sono stati 8 anni intensi, il Presidente ha letto una lunga relazione prima su quelli che sono stati gli ultimi 8 anni, saranno 4 anni ancora più intensi, soprattutto in una situazione socio-economica così difficile. Presidente, davvero in bocca al lupo. Grazie, grazie. Non è semplice proseguire il gran lavoro che ha fatto Alessandro, ma ce la mettiamo tutta e mi impegnerò al massimo affinché questo programma sia portato al compimento. Alessandro Taddei, 8 anni di presidenza, dopo 2 mandati, è un percorso naturale in quanto non c'era più possibilità di andare avanti, però crediamo che sia una soddisfazione perché questi 8 anni sono stati ricchi di risultati e importanti per la vostra vita sociale. Sì, è una splendida opportunità che mi ha dato la CIA e, come diceva lei, ormai dopo il secondo mandato purtroppo non possiamo più ricandidarci. Speriamo che non sia un percorso che si ferma qui, ma che continui magari e che ci sia una nuova collaborazione. Il bello di questa esperienza è stata le opportunità e la conoscenza anche di tutto il territorio. Siamo orgogliosi perché in questi 8 anni la CIA è diventata il punto di riferimento dell'agricoltura pesarese. Siamo cresciuti notevolmente, quindi speriamo e facciamo gli auguri al nuovo presidente che possa continuare sulla via che abbiamo creato e abbiamo spianato, se così vogliamo dire, per un percorso più agevole al nuovo presidente, alla nuova giunta e alla nuova direzione. Grazie. Sì, infatti oggi si tratta dell'assemblea elettiva. Mi premeva dire che questo è un momento difficile a livello generale, anche e soprattutto per l'agricoltura, perché comunque quando succedono eventi come quelli che stanno accadendo in quello che viene definito il granaio del mondo, è chiaro che cambia tutto anche in Italia. Sì, ci siamo resi conto con questa guerra che
insomma, non siamo autosufficienti a livello agricolo. Purtroppo la politica è stata miope in questo caso, perché ci siamo accaparrati prodotti dall'estero che magari sono di qualità inferiore e a volte anche con problematiche di salubrità. Dobbiamo cercare di convincere chi ci governa a investire di più in agricoltura. Il presidente nazionale Dino Scannavino alla fine del secondo mandato, ancora manca qualche mese. Noi vorremmo da lei un panorama nazionale, proprio dal suo punto di vista, l'agricoltura. Qui siamo nelle Marche, celebriamo un'assemblea elettiva importante per il nostro territorio, ma l'agricoltura è un elemento economico fondamentale a livello nazionale, probabilmente adesso più che mai. Beh, le Marche sono un po' l'esempio della multidisciplinarità dell'agricoltura. Nelle Marche convive l'olivo col grano, la zootecnia, l'ortofrutta e quindi la vite, ed è un po' la fotografia dell'agricoltura italiana. L'agricoltura italiana è fatta di tante aziende familiari che hanno la capacità di produrre grandissima qualità. Il Made in Italy è potente perché dietro c'è una grande agricoltura, c'è l'agricoltura che sa coltivare, sa fare qualità. Oggi la situazione inedita in cui ci troviamo, siamo usciti dalla pandemia, abbiamo ripreso, come si dice, col turbo, e poi è arrivata una tensione sui prezzi che preludeva ad una guerra alle porte dell'Europa. Questo ha assolutamente cambiato gli scenari. Oggi noi siamo in difficoltà e non sappiamo nemmeno che consigli dare agli agricoltori, perché ci troviamo in condizioni di dover seminare ora mais, girasole, soia, e con costi di produzione altissimi, gasolio, concimi e plastiche, e una prospettiva di mercato incerta, perché quando avremo il prodotto da vendere, come al solito temiamo, partiranno le speculazioni al contrario. Oggi i prezzi del grano sono molto alti, ma gli agricoltori non hanno grano da vendere, ce l'avranno poi a giugno, e noi dobbiamo essere garantiti che gli investimenti che facciamo oggi, anche per dare sovranità alimentare al nostro paese, siano ripagati quando avremo raccolto. Siete soddisfatti comunque di come il governo sta gestendo questa emergenza anche dal punto di vista degli agricoltori? Noi abbiamo fatto delle richieste al governo. Nell'ultimo nostro consiglio direttivo abbiamo stilato un ordine del giorno con una serie di necessità. Le abbiamo inviate al ministro Patuanelli, che si è fatto promotore in consiglio dei ministri e devo dire ha ottenuto il risultato. Ovviamente è un risultato che affronta lenisce i danni della contingenza, non è di prospettiva, ma oggi è importante avere un bonus sul gasolio, un credito d'imposta sul gasolio e sull'energia elettrica, essere inseriti tra le aziende energivore, avere un piano di ristrutturazione dei nostri debiti e un'iniezione di liquidità garantita da Ismea. Ecco, tutte queste cose le abbiamo chieste e le abbiamo ottenute. Noi abbiamo col ministro Patuanelli un ottimo rapporto e relazione, un ministro che si impegna molto. Ovviamente la situazione è estremamente complessa e critica e non si può chiedere i miracoli, però io sono convinto che questo sia il momento di unire, di impegnarci tutti assieme per un progetto di tenuta prima e poi di rilancio non appena questa guerra finirà. E la guerra finirà con tanti morti e tanta devastazione che ci lasceremo alle spalle, ma dovremo comunque ricostruire. Presidente regionale Mirella Gattari, presente anche lei a Pesaro per l'assemblea elettiva della CIA provinciale. Qui si parla di un livello regionale, perché comunque sia l'agricoltura nelle Marche riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo economico. Diciamo che l'agricoltura è la base della vita quotidiana non solo degli agricoltori. Mangiare è un fatto agricolo e praticamente almeno 3 volte al giorno ognuno di noi lo fa. Poi cosa mangiamo fa la differenza. Se diamo una mano al territorio e non all'agricoltore Mario Rossi,
perché se consumiamo del territorio diamo una mano agli agricoltori a restare e quindi presidio e tutela. L'agricoltura è fondamentale in ogni campo e lo ha dimostrato dopo i 2 anni di pandemia, quando tutti si sono fermati e noi invece abbiamo continuato regolarmente il nostro lavoro con molte più difficoltà, e lo sta dimostrando la crisi in Ucraina, quando ci sono gli allarmi praticamente per le derrate alimentari che sono assolutamente in forza. Abbiamo sentito ultimamente la definizione che le Marche potrebbero davvero costituire questa realtà di piccolo granaio d'Italia. Noi lo siamo già, siamo la terza regione in Italia produttrice di grano. L'importante è stare attenti alle speculazioni, perché in questo momento, oltre alle difficoltà che conosciamo, le speculazioni ci stanno mettendo in ginocchio. Noi vogliamo continuare a stare sul territorio, a fare molto bene il nostro lavoro. La possibilità che ci dà l'Unione Europea di coltivare anche le aree che erano invece state destinate al riposo ci dà anche ulteriore possibilità di coltivazione. Il problema collaterale sono i selvatici. Se noi stiamo attenti a queste due cose, sicuramente potremo fare la nostra parte. Il direttore della CIA, Gianfranco Santi, presente anche lui all'assemblea elettiva, sono stati anni impegnativi, ma saranno anni altrettanto impegnativi. Come vede la situazione in generale per quello che riguarda l'agricoltura italiana, ma soprattutto del nostro territorio? Ma adesso viviamo una situazione particolare in questo momento, quindi molto probabilmente tutte le politiche agricole e anche comunitarie andranno ripensate. Abbiamo politiche agricole comunitarie che vanno verso sostanzialmente l'ambiente a discapito della produzione. Credo che oramai in questo periodo è convinzione di tutti che l'alimentazione, quindi l'agricoltura e quindi i prodotti dell'agroalimentare sono strategici per una nazione. Conseguentemente occorre rivedere la PAC per riportarla a un'agricoltura sicuramente ambientale ma anche di grande produttività. Se lei pensa che con questa riforma abbiamo 1 milione di ettari in Italia che dovrebbero essere lasciati incolti, credo che questo vada assolutamente cambiato. Come vedo la nuova agricoltura? Io credo che occorra in Italia prendere coscienza del grande ruolo, perché ancora non è stato preso, che svolgono i nostri agricoltori. Un ruolo che non è solo produzione alimentare, ma sostanzialmente difesa dell'ambiente e paesaggio. Le nostre bellezze non derivano dalla natura selvaggia, ma derivano dall'opera dei nostri agricoltori. Quindi una ripresa di coscienza di questo che deve portare la collettività, ma le istituzioni soprattutto, in modo particolare, io dico nelle aree interne dove fare agricoltura non è conveniente economicamente, va detto a chiare lettere, occorre che se vogliamo far rimanere i nostri agricoltori in queste aree a tutela del territorio, ma a tutela anche dei cittadini che abitano in città, occorre trovare risorse necessarie per permettergli una vita dignitosa, perché i giovani si possono fermare solo se riescono ad avere almeno 3 elementi. Il primo elemento è un reddito adeguato per mantenere la propria famiglia. Il secondo è avere dei servizi, e tipo servizi di rete a livello di internet, perché oggi abbiamo una situazione che tutti quanti, se non abbiamo oramai la rete, diventiamo esclusi dal mondo, e quindi occorre quello. E occorre un'altra questione importante, secondo me anche questa fondamentale, che alcuni servizi di presidio, in modo particolare per molte aree, del primo soccorso a livello sanitario diventano indispensabili. L'agricoltura è anche rivolta davvero ai giovani, tanti giovani stanno riscoprendo la volontà di creare, di veramente, come si suol dire, di zappare la terra, e questa è una cosa molto importante per il nostro futuro. Guardi, allora vanno dette le cose come stanno. I giovani, alcuni ci sono che ritornano in agricoltura, altri non lo fanno. Perché non lo fanno? Perché non ci sono quei 3 elementi che io le ho detto. Allora, se noi non riusciamo a dargli un reddito, il ricambio generazionale, parliamo di al 5-7% che c'è un ricambio generazionale. La nostra agricoltura è anziana, quindi occorre veramente uno sforzo particolare per far sì che almeno si arrivi al 30-40% del ricambio generazionale nel giro di pochi anni. Thank you.
Il vicepresidente della regione Mirko Carloni è una presenza importante, perché è importante questa giornata dedicata all'agricoltura, all'assemblea elettiva. Abbiamo sentito già alcuni pareri autorevoli, è un momento difficile ma un momento anche molto stimolante per la nostra regione anche da questo punto di vista. È fondamentale perché si ritorna a parlare di agricoltura, perché ci sono delle risorse importanti e anche perché in questo momento le imprese agricole sono ad un bivio: o crescono oppure rischiano di non avere la dimensione per poter reggere l'aumento dei costi, l'aumento delle materie prime e l'aumento dell'energia. Quindi noi dobbiamo tecnicamente preparare uno scenario che è diverso da quello che era finora, che prevedeva un allontanamento dalla produzione primaria per fare altre cose, mentre invece la crisi in Ucraina, la mancanza e la scarsità di materia prima ci ha fatto scoprire delle esigenze nuove che ovviamente ripartono dal bene primario, che è la terra, che è il prodotto alimentare. E quindi stiamo riscoprendo l'importanza di questo settore, che per molti anni è stato messo in un angolo, e quindi come assessore all'agricoltura sono davvero onorato di poter gestire questa fase, ancorché difficile, e soprattutto di farlo insieme a delle associazioni come la CIA. Presidente Gino Sabatini, l'agricoltura è un elemento economico fondamentale della Regione Marche, al pari di tante altre attività produttive, ma la sua presenza qui oggi a Pesaro testimonia proprio la vicinanza dell'associazione a un settore così importante. Beh sì, oggi all'assemblea elettiva a Pesaro della CIA volevamo essere presenti. Un ringraziamento va fatto a tutti quanti loro della struttura della CIA di Pesaro, come anche alla Presidente regionale Gattari e al Direttore regionale Santi. Beh, in questi 10 anni la CEA ha sviluppato molto lavoro sui vari territori a livello regionale, sia per gli agricoltori sia per le dinamiche che si sono innescate su questa nuova linea che è la bio. Hanno collaborato con il Vicepresidente Carloni proprio sull'avere questo distretto biologico regionale. Più che mai la CIA è riuscita anche a far sì che alcune tipologie di prodotti bio potessero essere messe in visione ai consumatori, con alcuni eventi che hanno realizzato a livello regionale su tutte quante le province. Come Camera di Commercio abbiamo aderito a ogni loro evento, perché oggi più che mai l'informazione dei nostri prodotti salutari per avere una vita migliore è un vantaggio per tutti noi, sia a livello di salute che a livello di gestione per gli stessi agricoltori delle loro colture. Si è appena conclusa l'assemblea elettiva della CIA della provincia di Pesaro Urbino, era la nona assemblea elettiva, è stata appena eletta la nuova presidente Sabina Pesci, che abbiamo intervistato poco fa. Si tratta di un mandato sicuramente importante, perché i prossimi 4 anni della CIA sono fondamentali per il territorio e per quanto l'agricoltura potrà dare all'economia regionale. A questa assemblea sono stati presenti davvero tutti, nel senso che abbiamo avuto la partecipazione delle principali personalità politiche regionali, con 3 assessori regionali, è arrivato il sindaco di Pesaro che ha portato il saluto della città, e in più c'erano davvero tutti gli elementi importanti e di nome della CIA a livello nazionale, regionale e provinciale. Rossini TV è stata qui per voi, ringraziamo Davide Pagnini per l'aiuto tecnico e buona serata a tutti.